Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 184 R. Oggi parleremo di l'ideologia. A che serve? È un commento. Mio podcasting reaction, un commento ad un video. Il link lo trovate in descrizione, un video del professor Giannulli, uno storico, quindi una persona dal pensiero lungo per sua natura. Se volete andare a espandere il tema, il link lo trovate in descrizione. Comunque vi consiglio di andare a fruire il file del professor Giannulli che ho linkato qui al mio podcast, altrimenti non ha molto senso ascoltare questo podcast di commento. Ecco, in larga parte sono d'accordo con quanto espresso dal professor Giannulli. Le ideologie sono parola di Satana, fanno morti e distruzione. Qual è la mia opinione sul futuro lontano, lontanissimo? Ecco, quando la scienza finirà di scalare la montagna della conoscenza, nei pressi della vetta vi troverà la religione giunta sul posto con un balzo di fede, salvo poi la fede essersi attardata in prossimità della vetta per attendere la scienza, che nel frattempo la scienza tutta da sola scalava la montagna della conoscenza. Quando la scienza incontrerà la religione nei pressi della vetta della conoscenza, poi religione e scienza cammineranno a braccetto in un interminabile altopiano asintotico alla verità. Questo è più o meno la visione immaginifica che ho di un futuro lontano. Ora, se quindi le ideologie religiose oppure le ideologie atee fanno danni, pragmaticamente a mio avviso penso che siano più utili le misere teorie del qui e tra un po', come ad esempio quella della teoria del contenimento di Kennan, che per 45 anni, dal 1946 fino al 1991, il termine della guerra fredda, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell'URSS con trasformazione in CSI, ecco, la teoria di Kennan del contenimento ebbe a guidare la NATO a vincere contro il patto di Varsavia, evitando sulla Terra un olocausto nucleare, che non è una cosa piccola. Forse la replicazione della teoria del contenimento con la Cina, alias Pivot in China, è una cosa replicabile nel XXI secolo? Forse sì, forse no, forse non più, boh. Che dire ad oggi, nei primi 23 anni trascorsi sul futuro del XXI secolo? Sicuramente il XXI secolo è molto diverso dal XX secolo quanto dai secoli precedenti. Sicuramente il XXI secolo è veramente molto diverso dalla seconda metà di XXI secolo. Qui voglio riportare la vostra attenzione a un link, un paio di link trovati in descrizione. 20 dicembre 2023, News Arab, talks between Ethiopia and Egypt over the controversial Great Renaissance Dam have broken down, with Cairo accusing Addis Abeba of refusing to compromise. 20 dicembre 2023, AP News, Ethiopia and Egypt say no agreement in latest talks over a contentious dam on the Nile.
Ecco, io deriverei dalla piccola e modesta e sconosciuta World War III Roadmap Theory l'ottima possibilità di un imminente altro inviluppo di terza guerra mondiale, guerre puniche 2. Ecco, a giudicare dagli eventi Sentinella che vi ho appena detto, del 20 notizia del 20 dicembre 2023 da News Arab e di AP News, ecco, io deriverei una imminente guerra di Egitto alleato del Sudan contro il Corno d'Africa a causa delle dighe sul Nilo Bianco ed Azzurro. A tale riguardo suggerirei l'ipotesi di un possente attacco aereo egiziano partente da basi sudanesi, diretto contemporaneamente sia contro le poche basi aeree del Corno d'Africa quanto sulle dighe più importanti che ostruiscono il Nilo Bianco ed Azzurro. Non so dire quando esattamente questa fantomatica guerra futura accadrà, che sarebbe classificabile come un inviluppo di terza guerra mondiale sulle guerre del clima, ma dagli eventi Sentinella che vi ho appena detto e che vi potete trovare linkati in descrizione per espandere il tema, ecco, direi che questo evento di guerra di Egitto, eventualmente alleato del Sudan, contro l'Etiopia e il Corno d'Africa appare a mio avviso un evento assai vicino, anche perché l'Egitto non ha missili a gittata intermedia a testata convenzionale per buttare giù dighe in cemento armato sul Nilo Azzurro e Nilo Bianco. Viceversa, un'azione, un colpo di mano silenzioso per far saltare le dighe, ecco, un colpo di mano egiziano in territorio etiope o comunque del Corno d'Africa contro le dighe sul Nilo Bianco e Nilo Azzurro, a mio avviso non sarebbe una cosa praticamente militarmente accettabile, perché si dovrebbe vedere al contrario invece l'azione decisa e chiara dell'Egitto anche per eventuali ricostruzioni future, che l'Egitto considera una cospicua costruzione di dighe a monte del Nilo come una minaccia esistenziale. Troppe dighe sono state costruite sul Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, i danni d'accammamento climatico già ci sono e quindi stanno assetando praticamente Egitto e Sudan. Di conseguenza si può capire quindi in parte le ragioni di questa cosa che io per adesso ho immaginato. Comunque vedremo che cosa ci porterà la storia. Per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.